Ok, adesso abbiamo compilato la sezione riguardante il quadro A. Se adesso andiamo a selezionare le sezioni redile, catare e enunciatare, vediamo appunto che qui ci viene mostrata anche una notifica del numero di soggetti inseriti. Redile, catare, cliccando sul quadro EA, vediamo appunto a vista gli eredi inseriti per poter navigare nei dati anagrafici. Eventualmente possiamo anche utilizzare la freccia qui in basso per poter praticamente aprire e chiudere questa sezione. Andiamo anche nei rinunciatari, vediamo che è stato aggiunto un rinunciatario. Quindi in questo caso andremo a visualizzare i dati del rinunciatario. Adesso torniamo un attimo nella sezione del frontespizio. Nella sezione del frontespizio, appunto, andiamo adesso a compilare quello che è il dichiarante. Quindi clicchiamo su scheda dichiarante. Avendo già inserito gli eredi nel quadro A, possiamo andarla a richiamare direttamente da questa funzione, da quadro EA. Selezioniamo il nostro erede dove abbiamo inserito anche i dati di residenza, clicchiamo su OK. In automatico viene compilato tutto riferito praticamente alle varie voci. Unici dati da inserire manualmente, ovviamente, sono i recapiti telefonici e eventualmente di email, o l'uno o l'altro andranno praticamente obbligatoriamente inseriti. Questa poi è la descrizione del soggetto che compila la pratica di successione, quindi se è il dichiarante che vuole appunto dare i propri recapiti telefonici ed email, oppure possono essere inseriti anche quelli direttamente dell'intermediario che invierà poi la pratica di successione. Questa poi è una scelta personale. Inseriamo un attimo velocemente i nostri dati, andiamo quindi in telefono. A questo punto anche questa sezione è stata compilata correttamente. Una cosa molto utile e importante da dire è che man mano che io vado a compilare queste sezioni della pratica di successione, viene fatto anche un autosalvataggio ogni 5 minuti. Qui in basso possiamo vedere dall'icona di questa freccia, possiamo vedere che l'autosalvataggio è stato eseguito il giorno e all'orario prestabilito ogni 5 minuti, quindi al giorno. Come facciamo a recuperare il file di backup? Il file di backup si trova praticamente nella cartella di installazione di Eredito. Andiamo appunto a aprire questa cartella dove è in programmi 86, applicazioni Jack Software, Eredito, cartella backup. Ecco qui, questo è il file praticamente che è stato di backup della nostra pratica di successione. Quindi a questo punto, oltre ad avere il nostro file RD, possiamo, in casi particolari, estremi, dove andiamo a perdere anche il file di salvataggio, possiamo recuperare l'ultimo backup eseguito. Continueremo adesso a compilare la nostra pratica di successione andando a vedere poi la compilazione della sezione appunto dei quadri, degli immobili e degli altri cespiti.